Un giorno lungo un anno questo per il Latina Calcio a 5, lo sa la società ma lo sa anche il pubblico che, richiamato dall'importanza dell'evento, inizia a entrare all'interno dei Pallabianchini con abbondante anticipo. Splendida questa gigantografia poi con tutti i giocatori protagonisti di questa stagione. I bambini iniziano preventivamente a prendere posto e guardate anche come si presentano i seggiolini con del materiale utile proprio per la coreografia. I giocatori in campo poi si presentano molto concentrati prima di questa gara che è comunque da vincere prima di poter iniziare i festeggiamenti. Inizia anche la fase dunque di preriscaldamento e c'è poi anche tanta attesa trepidante da parte dei tifosi che hanno gremito l'impianto del Pallabianchini con molte bandierine anche distribuite prima della partita. I giocatori in campo poi vengono a salutare i tifosi, la tifoseria organizzata che non farà mancare il proprio apporto per tutta la partita. C'è poi questo urlo di carica appunto che viene fatto dai giocatori e il momento dedicato al sociale con le associazioni Avis e Panathlon che sono intervenute per ringraziare per la partnership appunto con la società pontina e poi anche il padre di Gabriele Sandri. Un momento molto toccante questo con il Giorgio Sandri che riceverà anche un riconoscimento dalla società pontina e può dunque iniziare la partita. I giocatori sul terreno di gioco si salutano nel tipico stile del calcio a 5. Guardate che splendida coreografia da parte del tifo organizzato. Inizia dunque la partita con il Latina Calcio 5 che vuole subito mettere al riparo, blindare la vittoria, e lo fa nel migliore dei modi con Lucas Maina che segna il gol dell'1-0 e poi si esibisce nel suo balletto preferito. Dunque subito il capocannoniere del campionato toglie le castagne dal fuoco alla squadra pontina che poi passa 10 minuti in cui cerca invano di realizzare il 2-0 ma poi ci riesce con Natalizia, splendidamente servito da Avellino. Dunque il 2-0 del Latina e la partita che si incanala subito nel migliore dei modi per la squadra di casa che ha bisogno di rilassarsi e lo fa anche con Avellino che segna il gol del 3-0 recuperando palla grazie anche a un errore in verità banale da parte della difesa ospite che poi ne commette anche un altro. Gimenez non può far altro che ribadire il gol del 4-0. Finisce quindi il primo tempo, il Latina ha compiuto la prima parte della prima missione, ovvero sia mettere al sicuro il risultato quanto prima e può dunque giocare in maniera rilassata la ripresa. Poi c'è anche questo bel momento dedicato in cui ci sono intervenuti i bambini sordi a cantare l'inno d'Italia. Ricomincia la ripresa e c'è il gol che viene segnato da Luca Smaina che dopo aver segnato si esibisce in una fantasiosa esultanza. Luca Smaina che dimostra di essere un grande bomber ma anche eclettico nelle sue manifestazioni. C'è il gol del 6-0 poi segnato da Avellino. Dunque la partita sta per sicuramente prendere delle dimensioni anche soprattutto per quel che riguarda il risultato molto consistente, molto pesante. E infatti c'è anche il gol del 7-0 poi di Lazzarini. Guardate che bellissimo colpo di tacco ha compiuto Luca Smaina che si dimostra efficace anche in fase di suggeritore e poi il gol dell'8-0 segnato ancora una volta da Maina che si nuovamente ripete nella sua esultanza. Il gol dell'8-0 dunque per l'Albano, una punizione davvero molto severa. In verità l'Albano aveva poco da giocarsi in questa gara, segna però il gol dell'8-1 che accorcia le distanze, lo realizza Silvestri che da due passi batte Corbucci. Ma ormai siamo alle fasi finali della partita. Gimenez riceve palla e scarica sotto l'incrocio un siluro. È il gol del 9-1, manca ormai pochissimo, i giocatori del Latina non vedono l'ora che finisca questa partita e infatti l'arbitro fischia la fine e può cominciare dunque un'esultanza da parte di tutta la tifoseria e anche un'esultanza da parte di tutta la città per questa grande impresa compiuta dalla società pontina che torna dunque in Serie A2.